Benvenuti a questo nuovo video, sono Alessio Martinelli, consulente, formatore e divulgatore del mondo della fibra ottica. In questo video vedremo così in maniera molto semplificata come è fatta la rete di accesso, la rete di distribuzione ottica di Open Fiber. Chiaramente le regole di questi operatori, le norme tecniche eccetera sono documenti privati, quindi non si possono divulgare e oltretutto nel tempo cambiano, subiscono degli aggiornamenti, quindi quello che vi racconto adesso è ovviamente semplicemente un breve riassunto di quella che è la situazione attuale, di come oggi, siamo a metà del 2022, vengono realizzate queste reti. Tra qualche mese chissà, questo video potrebbe già essere obsoleto. La rete di accesso, la rete di distribuzione è quella rete appunto che dalla centrale si dirama nei quartieri della città, dapprima su cavi principali, poi via via in maniera più capillare per raggiungere appunto le utenze dislocate sul territorio. Esiste poi un'altra rete, quella di backhaul, formata dalle dorsali, anche qui di livello un po' più basso, oppure su una scala gerarchica posizionate più in alto, che servono a collegare le centrali tra di loro. Nel caso di Open Fiber, la centrale, il luogo in cui vengono gestiti gli utenti di una città, si chiama POP, Point of Presence. Siccome fino a pochissimo tempo fa Enel controllava il 50% di Open Fiber, molti POP dislocati sul territorio italiano si trovano in corrispondenza di centrali Enel o comunque cabine Enel. Il POP può essere contenuto all'interno di un container, anzi in molti casi i container sono anche due affiancati, ma in moltissimi altri casi il POP può trovarsi anche all'interno di un edificio. Ad esempio un importante POP di Roma che controlla il quartiere Tiburtina si trova all'interno di una scuola. Nel POP convergono i cavi che arrivano dagli altri POP, quelli anche più importanti che gestiscono i POP secondari, e dal POP partono i cavi di distribuzione. Per potersi collegare ai cavi è necessario che questi cavi siano terminati all'interno di un cassetto ottico. I cassetti a cui sono attestati, terminati i cavi di distribuzione prendono il nome di ODF, Optical Distribution Frame. Poiché il cavo più utilizzato per realizzare la rete primaria, cioè quella proprio che esce dalla centrale, quel cavo più importante, normalmente sono cavi da 192 fibre, i cassetti sono da 48 fibre, quindi per attestare un cavo sono necessari 4 cassetti. Se il cavo viene posato con architettura ad anello, quindi il cavo farà il giro della città, del quartiere, ritornerà alla centrale, saranno necessari, quindi il doppio dei cassetti, ne saranno necessari 8. Avremo un ODF lato est, un ODF lato ovest. Il cavo principale, il cavo primario, quindi si dirige verso i quartieri. Quando abbiamo la necessità di estrarre delle fibre per andare ad alimentare i vari utenti sul territorio, lo facciamo all'interno di una muffola importantissima che si chiama PFP, punto di flessibilità primario. Questa muffola è molto importante perché ospita gli splitter primari. In questo punto, quindi, le fibre della rete primaria verranno divise in 4 nuove fibre. Si dividono in 4 perché la muffola PFP alimenta a sua volta 4 diversi armadi stradali che vengono chiamati PFS, i punti di flessibilità, a questo punto saranno secondari. Chiaramente un cavo primario non transita solo per un PFP, ma per come è progettata la rete transita per ben 4 PFP. Se il cavo è progettato ad anello, quindi il tutto si raddoppia, i PFP non saranno più 4 ma diventeranno 8, 4 per il lato est, 4 per il lato ovest. Se consideriamo quindi un solo lato del cavo, i 4 PFP che a loro volta alimentano 4 armadi ciascuno, significa che il cavo alimenta 16 armadi, 16 PFS. Ma a questo punto quante sono le utenze che si possono alimentare con un cavo primario? Abbiamo detto che il cavo è da 192 fibre.
Prendo la calcolatrice per fare il calcolo, 192 fibre vengono divise per 4 e poi nei PFS abbiamo nuovamente gli splitter 1 a 16, quindi possiamo fare di nuovo una moltiplicazione per 16. Il risultato è più di 12.000 utenti? No, non funziona così. In realtà per dimensionare la rete si parte proprio al contrario, si parte alla rovescia, si parte dai PFS. Un PFS, un armadio, viene posizionato in un quartiere quando vengono identificate 256 unità immobiliari. Ogni PFS può gestire 256 utenti. Questo significa che da ogni armadio PFS usciranno un tot di cavi e si propagherà una rete di distribuzione, in questo caso sarà secondaria, con un'architettura ad albero, quindi che si va a diramare verso i vari edifici, che andrà ad alimentare appunto un massimo di 256 unità immobiliari. Si parla di utenze domestiche, le utenze business vengono considerate a parte. Quindi, una volta fatto il censimento, trovati 256 utenti, si posiziona un armadio. Una volta che abbiamo posizionato 4 armadi, li facciamo convergere su un PFP. Un PFP quindi può gestire 1024 utenze domestiche. A questo punto il calcolo è semplice: un lato del cavo primario che transita per 4 PFP, 1024 per 4 può gestire 4096 utenti. Se vi sembrano pochi, pensate che questo cavo ha un diametro inferiore a un centimetro, più o meno come questa penna, e che se consideriamo anche l'altro lato, se il cavo è ad anello, questo numero di 4096 può raddoppiare. E ancora non abbiamo considerato le utenze business che, non transitando per gli splitter, hanno dei collegamenti dedicati su delle fibre appunto riservate su questi cavi. Infatti, per alimentare questi 4096 utenti abbiamo utilizzato solamente metà delle fibre ottiche del cavo. Questi sono i miracoli della fibra. Che si tratti di utenze domestiche oppure utenze business, le fibre che devono portare il servizio appunto a questi utenti vengono terminate in apposite scatole, box di terminazione, box di giunzione, che si chiamano PTE, punti di terminazione di edificio, appunto perché nella maggior parte dei casi vengono installati in prossimità di un edificio, in facciata oppure all'interno delle cantine o in corrispondenza del locale contatori. Qualora il punto di terminazione non coincida esattamente con un edificio, ma ad esempio se dobbiamo andare a servire una via con tante case singole, il punto di terminazione sarà arretrato, e in questo caso potrebbe essere una scatola a palo, quindi identico a un normale PTE, oppure potrebbe avere la forma di una piccola muffola e trovarsi appunto interrato in pozzetto. Dall'armadio, il PFS, ai punti di terminazione di edificio o arretrati, la rete secondaria, abbiamo detto, ha una forma ad albero, quindi ci sono dei cavi principali che poi via via si diramano. I cavi più piccoli possono avere una portata di 24 o anche 12 fibre, mentre dall'armadio possono uscire cavi da 144, 96, 48 fibre e così via. I giunti di diramazione, di distribuzione, avvengono sempre all'interno di muffole. Queste muffole possono essere ovviamente installate in pozzetto e si chiamano PD, punti di distribuzione. Esistono anche poi delle particolari muffole più piccole, un po' più carine anche da vedere dal punto di vista estetico, meno ingombranti, che sono fatte apposta per essere installate sulle facciate dei palazzi, per avere appunto questi PD da facciata, queste distribuzioni nel caso di rete aerea. Tra l'armadio e il PTE ogni utente avrà una sua fibra dedicata. Quindi, ricapitolando, la fibra che porta il segnale a casa nostra parte dal POP, dove ovviamente non l'abbiamo detto, ma qui sono installati gli OLT, quegli apparati, gli Optical Line Terminal, che generano il segnale delle reti PON, delle GPON che arrivano a casa nostra. Dal POP
sul cavo primario, la nostra fibra arriva fino al PFP, nel PFP c'è lo splitter primario, da qui si arriverà al PFS, nel PFS è installato lo splitter secondario con 16 uscite, dal PFS attraverso una serie di cavi a seconda poi della distanza e transitando per i vari PD, le varie distribuzioni, la fibra viene terminata nel PTE, il più vicino possibile a casa nostra. Nel PTE termina la rete orizzontale, ora inizia quella verticale, quella che porterà il segnale all'interno del nostro appartamento, ad esempio se abitiamo nella tipologia di installazione più diffusa, cioè quella in un palazzo, ma con prodotti simili è possibile realizzare lo stesso cablaggio anche per case singole, case di cortile e tutte le differenti tipologie di abitazione che possiamo avere nel nostro paese. Chiaramente questo è solamente un riassunto, un video introduttivo che spiega in breve come è fatta la rete di Open Fiber. C'è sempre modo di approfondire, ma per questo vi rimando agli appositi corsi di formazione dove si può imparare molto nel dettaglio come è fatta la rete e soprattutto come cablare ogni singolo elemento. Spero che questo video vi sia piaciuto, io sono Alessio Martinelli, per maggiori informazioni il mio sito alessiomartinelli.it oppure i miei corsi fiberspecialist.it. Grazie e alla prossima!